tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un'altra ricetta insieme a noi e andremo a fare uno strudel del tagliabosco. Per prima cosa andiamo a pulire i broccoli e io li ho messi nella vaporiera e li ho fatti cuocere un pochettino, non completamente. Li ho fatti sbollentare, diciamo. Poi sono andata a pulire i peperoni e poi li ho tagliati prima a listarelle e poi a pezzettini piccoli. Gli ingredienti di questa ricetta ve li lascio scritti sotto nell'info box. Sono andata poi a tritare l'aglio . Ho messo sul fuoco una padella e ci ho messo un goccino d'olio. Cioè, io ce ne ho messo tanto, voi mettetecene di meno. Mi è scappato perché avevo il bottiglione. E poi vado a metterci dentro l'aglio per farlo rosolare. Appena l'aglio sarà pronto, andiamo a versare i funghi. Mentre i funghi si insaporiscono un po' con l'olio e l'aglio, noi andiamo a tritare le noci. Nella ricetta originale metteva i pinoli, però io ho voluto sostituire con le noci. Dopo circa 5 minuti andiamo ad unire i broccoli e i peperoni tagliati a dadini. Andiamo intanto ad accendere anche il forno a 200 gradi. E dopo circa 7-8 minuti andiamo ad aggiungere le nostre noci tritate. Andiamo ad aggiungere sale e pepe.
volta pranto lo lasciamo raffreddare un pochino. Poi ho iniziato a preparare la pasta sfoglia senza glutine, bucherellandola sul forno. E ho poi iniziato a tagliare, il gorgonzola per unirlo. Mi raccomando, non deve essere sopra il fuoco. E poi mescoliamo bene. A questo punto siamo pronti per andare a preparare il nostro primo strudel. Mettiamo il ripieno centrale, in questo caso la pasta sfoglia è rotonda, comunque anche se fosse rettangolare, e poi andiamo a chiudere prima i lati grandi e poi i lati piccoli. Per farli rimanere meglio appiccicati, spennelliamo i bordi con albume d'uovo e poi spennelliamo, l'esterno dello strudel con, il tuorlo. Se poi volete, potete anche andare a fare delle decorazioni, dei tagli. Io, come avete visto, ho fatto un po' tutte e due. Quello senza glutine l'ho lasciato semplice, chiuso, mentre invece ho cercato di fare delle decorazioni per quanto riguardava i nostri, che sono venuti anche abbastanza bene. Una volta pronti li inforniamo in forno punto caldo per 20 minuti. Ed ecco quello senza glutine. Devo dire che la sfoglia della Buitoni non tradisce mai, ha veramente un risultato sempre soddisfacente. E questi qua invece sono quelli con il glutine, con la pasta sfoglia normale. Io spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Se provate a farlo, fatemelo sapere. Se avete domande o avete consigli o suggerimenti per altre ricette sempre simili, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!